Un cordiale saluto da Marina Ranucci e bentrovati con il consueto appuntamento settimanale di tg7immobilnews.it. Questa settimana apriamo il telegiornale con la rateizzazione dell'IMU sulla prima casa. L'emendamento, presentato alla Camera lunedì, permetterà ai contribuenti italiani di versare l'importo dell'imposta municipale unica in tre tranche. Le scadenze sono fissate per il 16 giugno, il 16 settembre e l'ultima è prevista per il 16 dicembre. Potranno accedere alla rateizzazione solo un proprietario immobiliare per nucleo familiare. Nel caso di coppie divorziate, l'onere spetterà a chi abita l'immobile. Accolto inoltre l'emendamento per esentare dall'imposta i terremotati dell'Abruzzo. Sull'emendamento IMU non sono mancate polemiche, soprattutto da parte dei comuni. Graziano Del Rio, presidente dell'ANCI, ha dichiarato che la rateizzazione finirà per ridurre all'osso le risorse degli enti locali. Il rischio è che i comuni potrebbero trovarsi nelle condizioni di non pagare gli stipendi ai dipendenti e il dovuto ai fornitori. Voltiamo pagina per parlare di economia. Dopo una fase di dati incoraggianti, lo spread in settimana ha sforato quota 400 punti di base. Il ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, ha tuttavia difeso l'operato del governo. Colpevoli di questo rialzo, secondo il ministro, sarebbero invece Germania e Spagna, che hanno aggravato l'effetto dei dati provenienti da Stati Uniti e Cina. Dai mercati azionari passiamo alle ristrutturazioni. Confermato definitivamente il bonus del 36% sugli interventi di ristrutturazione. Beneficio esteso pure alle ristrutturazioni edilizie, comprese quelle per i fabbricati eseguite da imprese di costruzioni e da cooperative edilizie. In chiusura giungono nuovi dati sul mercato immobiliare. Secondo un'indagine condotta su 30.000 annunci riferiti alle principali metropoli italiane, in questo primo trimestre 2012 i prezzi delle abitazioni dei grandi centri sono rimasti piuttosto stabili. Picchia a Torino, con rialzi fino al più 2,2%, e spicca invece il segno meno su Roma, con flessioni fino al meno 2,9%. In calo dappertutto invece le quotazioni nelle periferie. Per ulteriori approfondimenti potete consultare il nostro sito www.immobilnews.it. Per oggi è tutto, Marina Ranucci vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione.